Ciao ragazzi, allora volevo dirvi due cose sulla canzone A mano a mano di Rino Gaetano, o ancora meglio di Riccardo Cocciante. Non so se ci avete fatto caso, ma la struttura armonica di questo brano non è altro alla fine che uno standard country. Infatti vi vorrei proporre due versioni molto particolari del brano, così per esercitarvi, prendiamolo come un esercizio di chitarra sugli accordi di A mano, anche perché in fondo questo è un gruppo didattico, la canzone di per sé è facile, l'avete suonato tutti benissimo, anzi vi invidio perché cantate anche, però volevo farvi notare un po' di cose. Allora, un primo esercizio che volevo dirvi, poi chiaramente magari vi potrò fare il PDF con lo spartito e la tab se diciamo non vi sono chiare alcune cose. Anzi, diciamo che nei prossimi giorni vi farò lo spartito con la tab. Allora, il primo esercizio si basa sulla versione di Rino Gaetano, che non so se ci avete fatto caso, ma è quella più fedele al genere musicale. Infatti, hanno suddivisione quaternaria. Mentre la versione originale di Riccardo Cocciante, che è molto più struggente come suo modo appunto di cantare e di suonare, invece è in 6 ottavi, è un terzinato, quindi con suddivisione ternaria. Quindi vi propongo queste due versioni, in questo modo. Gli accordi li sapete tutti anche meglio di me, sono Do maggiore, Mi maggiore, La maggiore settima, Re minore. Poi c'è, bellissimo passaggio, Sol maggiore, Mi maggiore, La minore. Poi fa Re settima e poi fa Sol settima e riprende. Ok, la versione country, l'esercizio è questo. Un po' particolare, non vi sembrerà, ma eppure questo è A mano di Rino Gaetano. Allora, cosa ho fatto? Ho alternato sempre, queste dita suonano sempre le 3 corde, ok, più acute. Il pollice invece alterna tra. Poi fai il passaggio Re, Do, Si, Sol. Ora, il Mi settima non lo prendo più qua, dopo il Sol viene Mi maggiore, ma lo prendo qui. Ok, che è una. Oh, scusatemi. Non sarebbe altro che Re, Si, Mi, il Sol diesis abbasso, così che fa Sol, Sol diesis, La. Quindi. E anche il Re 7. L'ho preso qui, che sarebbe il Do 7 portato avanti di 2 tasti. Il Re minore l'ho preso in quest'altra forma. Di nuovo Sol 7. Quindi come vedete c'è qualche passaggino un pochettino difficile, quindi magari per chi è più avanti e riesce a carpirli va bene, se invece qualcuno ha difficoltà gli scrivo la tab. Invece il secondo esercizio, che è fedele alla versione di Riccardo Cocciante, è un arpeggio in 6 ottavi. L'arpeggio è un Pi Mami, cioè pollice, indice, medio anulare e medio indice, ed è sempre così. Ovviamente il pollice suonerà una di queste 3 corde basse a seconda dell'accordo, quindi è così. Thank you.
Ok, ragazzi, spero insomma che vi piacciono questi due esercizi. Lo so, magari qualcuno potrebbe dire, ma che c'entra con a mano? Non è proprio così, perché diciamo, vi voglio far capire, vi voglio far vedere cosa c'è sotto alle canzoni. Sicuramente Riccardo Cocciante ha fatto un'operazione intelligentissima, che è quella di prendere praticamente una struttura armonica che non c'entra niente col suo genere, di adattarla al suo genere e ha fatto diventare quello che è per il country più struggente. Invece Rino Gaetano, che era più esplosivo, diciamo, come artista, ne ha fatto una versione più fedele a quella che era appunto la ritmica del giro armonico. Spero di non avervi annoiato con queste cose un po' super tecniche. E se avete voglia, vi ho detto, vi scrivo lo spartito con la tab di questi due esercizi. Ciao ragazzi, buon inizio settimana a tutti.